Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Un sorriso a luna piena. Allora, è arrivato il momento della buonasera, come si chiama buonanotte, vista l'ora, ma purtroppo non è una favola, però è una grande storia, insomma, mi sono molto commosso a scriverla, è un grande è un racconto di vita universale. Allora, comincia così, comincia con una domanda. Dove ho sbagliato? Che cosa avrei potuto fare di diverso? Quante volte nella vita è capitato anche a me di rivolgermi questa domanda, di smarrirmi in cerca di una risposta. Spesso il mio cruccio però è legato a futili motivi, invece per Paolo, Paolo Origliasso, è una questione di vita o di morte. Dove ho sbagliato? Che cosa avrei potuto fare di diverso? Seduto su una panca nella sala d'attesa di un ospedale di Torino, Paolo continua a cercare una risposta e per farlo rimette in sequenza gli eventi della giornata. Un sabato perfetto, sabato scorso tra l'altro, lui e la moglie sono andati a vedere la partita di Andrea, il figlio dodicenne che gioca nella squadra del paese. Si sono portati dietro anche la piccola Laura di 5 anni, che di calcio non capisce ancora tantissimo, ma ogni volta che il pallone arrivava dalle parti del fratello lanciava un urlo di incoraggiamento. Poi sono risaliti tutti e quattro in macchina, Paolo e la moglie Veronica davanti e Andrea seduto dietro accanto a Laura, legata al seggiolino e attentissima a non sporcare le sue scarpette nere lucide da ballerina. Paolo costeggia l'aeroporto di Caselle, l'aeroporto di Torino. Mancano poche centinaia di metri al parcheggio sotto casa. È il pomeriggio di un sabato di fine estate, la strada è semideserta. Ora, quante volte una palla di fuoco avrà attraversato quella strada e proprio nel momento in cui stava passando una macchina? Direi mai prima d'ora e mai più probabilmente in futuro. Ma adesso succede. Paolo alza gli occhi dal volante e vede un'enorme palla di fuoco che corre verso di lui. Non ha neanche il tempo di reagire, sente solo un boato tremendo mentre la macchina vola via come sollevata dalla mano di un gigante e si rovescia nei campi. Paolo riesce a uscire illeso dall'abitacolo e anche Veronica e il figlio Andrea ce la fanno nonostante siano feriti. La piccola Laura no, perché è legata al seggiolino e lo sportello è bloccato con la sicurezza. Paolo prova a spaccare il vetro in tutti i modi, con le mani, con i piedi, anche con la testa. Niente, l'auto prende fuoco e niente, a travolgerla è stato un aereo delle Frecce Tricolori, partito da Caselle e diretto all'Euroclub per una celebrazione. Il colonnello Oscar Del Do, pilota esperto, 3 secondi dopo il decollo ha sentito il motore andare in crash, probabilmente per colpa di uno stormo di uccelli, e ha provato a orientare l'aereo lontano dal centro abitato prima di lanciarsi con il paracadute. Una volta a terra è corso verso la macchina in fiamme e un passante gli ha gridato: "Hai ucciso una bambina!" E lì anche la sua vita si è fermata. È stata una sequenza assurda in cui l'unica certezza è che la persona che veramente c'entrava meno di tutte è anche quella che adesso sente di più la colpa, il padre. Perché lo sapete, il primo compito di ogni genitore è difendere i propri figli, essere certo che mangino, che non si facciano male. Da grandi cammineranno da soli, anzi sarebbe morboso continuare a far loro da guardia del corpo, ma finché sono piccoli il dovere di un padre e di una madre è di tenerli al riparo da tutti i pericoli della vita. Perciò Paolo continua a pensare di non avercela fatta. E non importa se nessun altro al suo posto avrebbe potuto comportarsi in modo diverso, se ci sono cose più grandi e più misteriose di noi. Quella domanda ossessiva, che cosa avrei potuto fare di diverso, lui continuerà a pensarla per tutta la vita, continuerà a ronzargli dentro e la risposta sarà sempre la stessa. Hai fatto tutto quello che potevi, Paolo, ma non potevi farci niente.